costruire le coreografie di Mirrors, mi sono comportata come se fossi uno chef. Mi sono stati affidati degli ingredienti preziosi, che sono le persone che sto scoprendo durante questa creazione, e sto cercando di creare la migliore ricetta possibile, la più buona, la più gustosa. Ho capito che la danza sarebbe diventata il mio percorso professionale quando, durante l'università, ho cominciato a dedicare più tempo alla sala prove, allo studio, invece che agli esami. Ho cominciato a concentrarmi sempre di più sulla scoperta di nuove tecniche, di nuovi approcci a scoprire il mio corpo e i suoi funzionamenti. Ci è voluto molto più tempo perché questa consapevolezza prendesse una forma prima su di me come danzatrice e in seguito su corpi altrui che potessi dirigere dall'esterno. Ma quando penso a Italia, culture, Africa, penso a delle persone e a quelle che ho conosciuto durante questo progetto, quindi dei nomi, Céline, Jeffrey, Joanne, Roberto, Andrea, Ofelia e a tutte le molte altre che non ho ancora conosciuto, ma che sono un mondo.